Buonasera, rieccoci da Mary. Buonasera Mary, come buonasera, va? Buonasera, buonasera a tutti voi. Bene? Tutto bene? Sì. Cosa ci hai preparato questa sera? Allora, sempre un dolce veloce. Veloce, l'ingegno della velocità. Allora, ho fatto tipo un muffin. Si può fare l'impasto è quello di una semplicissima torta al cioccolato, poi magari in pressione alla fine della, sì, gli ingredienti, sì, alla fine della puntata. E li metterete in sovraimpressione. Naturalmente cacao, farina, sì, uova, qualsiasi cosa. Li mettete negli stampini, li fate cuocere in forno. Una volta raffreddati, possiamo tagliarli. Allora, tagliamo. Non vi dico nulla, così man mano che li facciamo, vi faccio vedere. Tagliamo la testa, diciamo. E scaviamo, senza però bucarlo. No, se no, uno è cretino nel buco. No, perché poi uno scava, 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 cerca il tesoro. Esce sotto. Ed esce sotto. Cioè, è vero che insomma, io non è che sono tanto per la quala, cioè diceva qualcuno, per la quala. Per la quala? Per la quala, sì. Allora. Però. Lo scaviamo. Bene. Basta, scavate pure troppo. Basta, grazie. Non abbiamo più tempo, è scaduto. È scaduto il tempo. Beh, allora. C'è un profumo, mamma mia. Allora, poi una volta così, lo mettete o nel forno, nel microonde per pochi minuti, si deve scaldare leggermente. E poi dentro cosa ci mettiamo? Il gelato. Ah, quindi deve essere un po' caldo. Un po' dopo caldo, si mette dopo mettiamo il gelato, sì. Perché adesso si squaglia tutto, si mette. Perché poi è così. Ma se preso un po', se ne mettiamo un po' che fosse. Ma a me piace quel contrasto tra caldo e freddo. Ah. Caldo del tortino, certo non deve essere proprio bollente, però deve essere tiepido. No, diciamo andava, mi piace azzeccato, azzeccato. Per cui anche se sta azzeccato, azzeccato nel piatto, secondo me sono gli ingredienti che contano, no? Cioè sembra cristianziana stasera con me, mamma mia come sì, mi guarda. Guarda male? Sì, sì. Mamma mia. Proprio... Cioè sembra dolce, ma fino a... mamma mia, mamma mia. Non la guarda. Che grande perché... amico, io ho trovato una famiglia, questo lo devo dire perché è la verità. Anche se me ne vado a malincuore, se proprio me ne vado, non so, non lo so se me ne vado. Non lo sapete? Dove devo andare? In vacanza. Sapete però l'attrezzo, quello per prendere il gelato? Ah, quel coso antipatico, ecco, per prendere il gelato. Come mia figlia l'ha rotto, allora ho dovuto attrezzare. Io ce l'ho, se lo vuoi te lo do, perché grazie. Non la dovrò. Tanto insomma. Poi li rompo sempre, però... Allora, che facciamo adesso? Andiamo. Un piattino. Scusa, no. Posso fare una domanda? Sì, ecco, mi fanno paura le tue domande. Da 10 all'otto. Dimmi. No, se noi facciamo riscaldare il forno caldo, sì, dico una cosa seria, forno caldo, non senza microonde e cose sta, il forno caldo e ce lo mettiamo congelato già dentro pochi secondi, comunque si riscalda. Secondo e me, viene, sai, allora... viene la pastocchia, come dico io, che è buona e colosa. Allora, vedi, il mio ce l'avevo fuori, con le luci si è sciolto parecchio. Colpa però... di lapre sotto. Esatto. Però, appena tirato fuori dal freezer, secondo me, anche se messo leggermente nel forno, va bene, perché di solito rimane comunque duro, perciò... gelato, quindi è sempre meglio un po' cremoso, preferisco, quindi si può fare, si però può per fa... pochi... E beh certo, siamo così. Se la diventava proprio acqua. Una coratura di pasta. Questo lo mettiamo così. Questo o lo mettiamo sopra o così, come storto, preferite. Storto, come si usa, un po' così storto. Così. Poi, allora, anche ci facciamo... la metà se può mettere, no? Metà, tagliarlo? Dici? No, posso? Non mi dare le botte però, Scusate, telespettatori miei. Dici così? No. Questo crolla. Piacerebbe così. Non litighiamo. Va bene. Come vi piace? Vabbè. Sì, così. No, se il caffè mi rende un po' nervoso. Infatti. Evitiamo, va? Evitiamo di discutere. Io lo vedo meglio così, alla mussolina. Il caffè alla mussolina. C'è il resto. Eccolo qua. Guarda questo. Calorie non si dicono. No. Si dicono, prova costume, non ci interessa. No, non ci interessa. Eccolo qua. Fatto. Prova camera. That's ok? Velocissimo, fresco. Allora, questo praticamente si mangia, è tipo, è gelato, sì, alla fine. Gelato, sì.
Quindi un dopo cena, sì. Tu lo servi come dopo cena. Sì, 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 sì. E dobbiamo ripetere qualche volta quel tiramisù iniziale che abbiamo fatto. Mi è piaciuto. Perché, no, perché ce l'hanno richiesto. Sì, 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 sì. Come non tutti poi sono capaci di andare su internet a guardarsi le puntate. Le trovate tutte su internet, grazie a Dio, le puntate del salotto di Laura. Però veramente mi hanno chiesto questo tiramisù servito nel bicchiere. E allora mi è sfuggito dirtelo prima, te lo dico adesso, così una prossima volta, perché sì, assicuro che è buonissimo e poi è di facilissima preparazione. Facile. Ok, vi saluto, alla prossima. Ciao Mary. Ciao Laura. Ciao Mary. Ciao, ciao ragazze. Ciao. Ciao Cristina. Ciao. Ciao.